Ciao Aglio, e oggi sono qui per presentarvi la mia nuova routine del mattino. Però prima facciamo qualche passo indietro e facciamo qualche premessa. Io sono sempre stato un grande amante del sonno, per quanto riguarda il mio fisico, ho imparato a conoscermi e ho capito che 7 ore è il minimo indispensabile per me per restare a bolla. 8 ore sto bene, con 9 proprio, 9 serve per me l'ideale, mi sento Superman. C'è gente anche che riesce a stare con 6 ore o anche di meno. Io veramente non so come fanno perché sarei uno zombie tutto il giorno. E per lungo tempo della mia vita, sto parlando di quando avevo 19, 20 anni, forse fino anche fino ai 21, io ho vissuto essenzialmente la notte, cioè andavo a letto alle 5, alle 6 del mattino. E mi ricordo che mi incontravo con i miei genitori che a quel punto si svegliavano per andare al lavoro e quindi io andavo a dormire e loro andavano al lavoro. Devo dire che insomma è stato molto bello e i miei genitori mi hanno sempre lasciato molto fare, non hanno mai detto che cosa fai sveglio fino a tardi, perché essenzialmente io sveglio fino a tardi cosa facevo? Innanzitutto è vero, un po' cazzeggiavo, mi ero gasato che dalle 2 alle 3 di notte facevo un programma su Sky che si chiamava tipo Horror Story o qualcosa del genere. Insomma, io sono sempre stato un appassionato di horror, di queste cose un po' paranormali, eccetera, eccetera. Però dopo dalle 3 in poi, essenzialmente lavoravo, mettevo il PC portatile sul tavolo e mi mettevo lì, lavoravo 2-3 ore. Però è chiaro che il lavoro che fai la notte, che all'epoca mi andava molto bene perché comunque la notte non c'è nessuno che ti scrive, nessuno che ti può rompere le balle, quindi lavori veramente tranquillo. Però tutto ciò che fai la sera, ho scoperto alla fine, dopo tanti anni, ma ci sono arrivato, che meglio farò al mattino. Quindi, beh, lasciando stare poi quel periodo in cui io essenzialmente vivevo la notte, è arrivato un punto in cui sono diventato una persona normale, andavo a letto mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una massimo, per poi svegliarmi alle 9, alle 9 e mezza, alle 10, alle 10 e mezza. E questa cosa qui è essenzialmente è durata fino a un mesetto fa, quando dal nulla, non dal nulla, ho deciso di fare un patto con me stesso. E io ho fatto sempre, sin da piccolo mi ricordo i patti con me stesso. E da piccolo mi ricordo avevo 7, 8 anni. E eravamo in vacanza in villeggiatura a Marina di Camerota, un posto fantastico, e non so perché io mi sono messo lì così. Immaginate sto bambino di 7 anni che si mette lì così, dice: Christian, dentro di me inizia a parlare da solo: Christian, fatti una promessa che durerà per tutta la vita. Nella tua vita non proverai mai due cose, né a fumare né a bere qualcosa di alcolico. Allora, fumare non ho mai toccato una sigaretta nella mia vita, alcolico a volte capitava che andavi in discoteca e per non fare la figura dello sfigato che si prendeva la Coca-Cola, prendevi la roba, però era veramente, sono rari i casi in cui le mie labbra hanno assaggiato qualcosa di alcolico, veramente mi fa schifo, è la roba più amara che c'è, e sono quelle cose che servono veramente per sentirti grande, no? Perché nel momento in cui dici: ah, io mi prendo questo, anziché prenderti una bella limonata. E vive a doppi sensi, però anziché prenderti una limonata che è qualcosa di rinfrescante, dissetante, strabuono e naturale, ti devi andare a prendere quella roba lì. Non so quale fra le due è meglio, anzi, in realtà la risposta già ce l'ho. Quindi, vabbè, al di là di questi due patti che sono stati, direi, mantenuti, ho fatto un altro patto con me un mese fa. C'è un punto della giornata che io amo particolarmente più di tutti, che è l'alba. Addirittura la mia prima composizione che ho scritto, anche lì attorno ai 20 anni, in realtà componevo già prima, ma la mia prima, quella che io dico che possa essere almeno un po' decente, ascoltabile, l'avevo intitolata L'Alba. Era una composizione per ensemble, era tipo flauto, arpa, chitarra, pianoforte, ma era venuta anche una cosa figa. E io l'alba l'ho sempre amata, anche quando, non so, si andava in gita con la scuola, mi piaceva svegliarmi presto e vedere, insomma, quel sole pallido, arancione, che un po' colora di arancione tutta la città mentre la città dorme. È stato veramente sempre il momento della giornata che io ho sempre preferito e tuttora l'adoro. E in effetti era un bel po' di tempo che io non vedevo l'alba, perché fra una cosa e l'altra avevo preso questo ritmo di andare a letto mezzanotte e mezza, l'una, l'una e mezza, e prima delle 9 io non ero in piedi. E se prima delle 9 non sei in piedi, cosa succede? Che ti svegli alle 9, ora che capisci chi sei, come ti chiami, sono le 9:10. Scendi dal letto, ti lavi un pochettino, ti lavi i denti, fai colazione, ti vesti, sono già le 10. Capito?
cazzo, sono già le 10 e praticamente ti è volata la mattinata. Alle 10 inizi a fare le tue cose, rispondi a 2 mail, rispondi a 2 commenti su YouTube, rispondi a 2 richieste di lavoro, non so, su Facebook o da altre parti, sono già le 11 meno un quarto. Fai 2 cosine così e è volata la mattinata. Allora questa cosa veramente non l'ho sopportato, dicevo, ma è possibile che la mattinata mi vola così tanto? Non voglio, cioè cacchio, non ho più tempo, perché poi il pomeriggio inizio ad insegnare, tra una cosa e l'altra finisce la mia giornata. Poi devo preparare le lezioni, perché io preparo sempre le lezioni per gli allievi, e quindi mi ci vuole almeno un'oretta per preparare le lezioni. E quindi la mia giornata volava via molto velocemente. Fin quando ho detto, Christian, fatti quest'altra promessa un mese fa, promettiti che non ti perderai mai più un alba in tutta la tua vita. E da lì, insomma, ho iniziato a fare questa routine insieme ad Ilaria, la mia ragazza, che mi sostiene in questo, e insomma è sempre bello condividere le cose in due piuttosto che essere da solo. Abbiamo iniziato a svegliarci molto presto. E questo, per molto presto intendo, almeno per quanto mi riguarda, una sveglia che va dalle 5:30 alle 6:30, in modo tale che poi sei subito operativo, e la prima cosa che faccio ora, che è una cosa che anche qui non facevo da tanto tempo, ma è una cosa semplice che non costa niente farla, è una passeggiata. Cioè una passeggiata un attimino al fresco, in mezzo alla natura, anziché stare sempre chiuso in 4 mura, perché se sei a casa tua sei chiuso in 4 mura, se sei in una scuola in cui insegni sei chiuso in 4 mura. Ora è vero che è inverno e fa freddo, però anche un po' d'aria fresca che ti sveglia, respirare un po' d'aria pulita, un po' di aria diversa, vedere un po' di tramonti, vedere un po' di prati, insomma non è mica roba su cui sputarci sopra, no? E quindi c'è questa mezz'oretta di passeggiata che faccio sempre, dopodiché faccio sempre 1 ora di pianoforte, e so che ce ne vorrebbero molte, molto molto di più, a volte se riesco faccio qualcosina nel pomeriggio e nella sera, ma quell'ora di pianoforte al mattino non me la toglie via nessuno, per preparare nuovi pezzi, per mantenere i pezzi già fatti, per non so, studiare nuove cover che caricherò sul canale e via dicendo. E in questo modo io mi ritrovo alle 7:30, alle 8, 8:15 ad aver finito la passeggiata, aver finito di studiare pianoforte ed inizia tutta la giornata. Quindi alle 8:30 io mi trovo lì, allora posso gestire con calma tutte le cose, posso anche leggermi qualche pagina di un libro che voglio finire, posso mettermi al computer, iniziare a lavorare, e alla fine ho davanti 3 ore piene prima che si fa pranzo. Quindi è la cosa migliore che avessi potuto fare. Quindi se qualcuno mi fa una domanda del tipo, mi dai il consiglio migliore della tua vita? È questo qui, svegliati presto. E quello che un po' mi fregava all'inizio, perché poi quando tu decidi di stravolgere così tanto i ritmi della tua vita, è passare appunto da andare a dormire all'1, adesso vado a dormire alle 10, massimo 10:30, 10:30 è la mia deadline totale. E cambiare così tanto radicalmente i ritmi della tua vita è un bel casino, perché prima che cosa facevo? Magari andavo a letto a mezzanotte, poi stai lì col telefono, ti guardi qualche video su YouTube, ti ascolti qualcosa, eccetera, eccetera, e si fa 1. Ed è 1 ora essenzialmente buttata nel cesso, perché è di cazzeggio totale. E anche quello che facevi prima non è che era più di tanto produttivo. È chiaro che, ragazzi, le ore all'interno della giornata non possiamo moltiplicarle. Cioè, se stai più sveglio la sera, dormirai di più la mattina. Se vai a letto prima la sera, ti sveglierai presto la mattina. Però è un valore totalmente diverso dalle ore che tu fai la sera alle ore che tu fai la mattina. Perché la sera, noi quando ci svegliamo siamo al 100% della batteria, e man mano che la giornata va avanti questa nostra batteria si consuma. Quindi il lavoro che fai la sera è molto più stancante, tu sei già stanco, sei più disattento, ti possono capitare più distrazioni, sei più svogliato, tendi più a cazzeggiare. La mattina sei appena sveglio, ragazzi, cioè le cose più importanti le devi fare alla mattina, studiare pianoforte, e mi sono reso conto che 1 ora fatta al mattino rispetto a 1 ora fatta alle 11 di sera è totalmente diverso. Cioè quell'ora al mattino riesco a memorizzare qualsiasi cosa io stia suonando. Quindi questo niente, volevo condividere con voi questa mia esperienza. Chiaramente siamo solo all'inizio, siamo neanche al primo mese, sono 25 giorni che sto facendo questa cosa qui. Conto di continuare essenzialmente forever, chiaramente nel weekend a volte si sfora, mi sveglio alle 7, alle 7:30,
ma insomma è bello anche un attimino anche dormire, però durante la settimana categorico, sveglia alle 5 e mezza, alle 6, 6 e un quarto, comunque 6 e mezza sono già in piedi abbondantemente. E niente, fatemi sapere voi come impostate la vostra mattinata, se siete obbligati a svegliarvi presto per motivi lavorativi, se lo fate di vostra scelta, se vi svegliate tardi, insomma, fatemi sapere che io sono curioso sempre di confrontarmi su questi argomenti. Niente, ragazzi, volevo aggiornarvi, spero che questo sia stato un video utile, anche se extra pianistico, però è tutta roba che secondo me fa molto. Ciao, voglio!